La ripartenza dell'olivicoltura pugliese è stato questo il tema del convegno tenutosi a Ruvo di Puglia, organizzato da Italia Olivicola e Oliveti Terra di Bari. Vediamo. Presidente, siamo proiettati verso la prossima annata produttiva. Possiamo fare delle ipotesi come sarà? Beh, diciamo che la fioritura è stata una discreta fioritura. Diciamo che ci aspettiamo un raccolto discreto rispetto a quelle che erano le previsioni di gennaio. Possiamo essere contenti di come stanno andando le cose. Poi adesso stiamo all'inizio, l'olivetta, quindi noi dobbiamo aspettare ottobre, novembre, però le premesse sono buone. Quali saranno gli scenari che si apriranno sul mercato, sui mercati? Beh, il mercato, gli scenari dipende soprattutto da noi produttori, di fare sistema, di organizzare il prodotto. Questo deve essere il messaggio che noi stiamo dando da anni e come Oliveti Terra di Bari, molte cooperative che fanno parte hanno raccolto. Noi facciamo sistema, facciamo tracciabilità dei nostri prodotti. Facciamo massa unica e cerchiamo di raggiungere altri mercati e stiamo lavorando anche su mercati internazionali. Questo deve essere il messaggio, non si può rimanere da soli in un mercato globale, c'è bisogno di fare cooperazione soprattutto. E la cooperativa è il primo passo, poi ci sono i consorzi che devono avere la possibilità di raggiungere i mercati esteri. Cooperative e consorzi possono evitare che i produttori e i trasformatori siano, come dire, stretti dalle dinamiche dei commercianti, dei mediatori e dei grandi gruppi, di imprese. Beh, è chiaro che se tu da solo con 100 quintali di olive, con 1000 quintali di olive, con 1000 quintali di olio hai un peso. Se noi ci presentiamo come ci stiamo presentando con 100.000 quintali di olio sui mercati, diamo un messaggio forte anche per quanto riguarda le contrattazioni, perché non immettiamo sul mercato immediatamente il prodotto, lo stocchiamo e cerchiamo di fare una politica anche di valorizzare il prodotto.